Buonasera, benvenuti a questa edizione di Toscana Parlamento. Iniziamo tracciando il bilancio di due anni di legislatura, a illustrarli il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e i Vicepresidenti. Proposte di legge, di deliberazione, risoluzioni, ordini del giorno, mozioni, sedute delle commissioni ma anche eventi ed iniziative. È stato un anno intenso di lavoro e di idee quello del Consiglio regionale da ottobre 2021 ad ottobre 2022. Il secondo anno di attività del Consiglio è stato illustrato in conferenza stampa alla quale hanno partecipato il Presidente Antonio Mazzeo con i vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci e il consigliere segretario Diego Petrucci. Sono stati due anni complessi anche per noi, due anni in cui abbiamo cercato. Cercato di restare all'altezza degli occhi delle persone, dei loro bisogni, lo abbiamo cercato di fare tutti insieme come ufficio di presidenza, farlo indipendentemente dai nostri schieramenti politici di appartenenza con l'unico obiettivo cercare di rendere questo luogo un luogo aperto in cui i cittadini si sentissero a casa, in cui conoscere quello che era il nostro lavoro, un lavoro importante, eh, le presenze dimostrano anche il lavoro dei colleghi consiglieri, quasi il 96% di presenze, da remoto o in presenza, eh, che danno il segno come dire, di una grande attenzione al ruolo che ciascuno di noi è chiamato a svolgere. Ma in questa veste di vicepresidente del Consiglio regionale, devo dire che noi abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra. L'Ufficio di presidenza guidato dal Presidente Mazzeo sta lavorando bene, ha fatto degli investimenti importanti per consentire al Consiglio di lavorare in maniera migliore, di relazionarsi con i territori. Dobbiamo crescere, a mio avviso, nella possibilità di incidere con progetti di legge e di iniziativa consiliare. Cioè, i, I consiglieri regionali devono essere, a mio avviso, sempre di più consiglieri regionali della Toscana, sempre meno dei loro territori, dentro una relazione con i propri territori. Devono avere la forza di incidere in proposte di iniziative anche autonome. Al cospetto delle funzioni di governo, che sono quelle che competono alla Giunta, la nostra funzione di rappresentanza deve crescere con delle autonomie di carattere finanziario e continuare in queste iniziative che vede il Consiglio regionale essere al fianco dei giovani toscani. Sempre di più identità toscana, sempre di più partecipazione, e sempre di più coinvolgimento delle nuove generazioni. Questo è un obiettivo che, a mio avviso, in questi due anni abbiamo raggiunto e sempre più dobbiamo lavorare in questa direzione. Sono stati due anni difficili, e siamo ancora a lottare contro questa pandemia. E soprattutto oggi c'è il problema del rincaro dei costi energetici. Dobbiamo assumerci responsabilmente il nostro compito di rappresentare gli interessi dei toscani, ora anche nei confronti del nuovo governo di Roma. Credo fortemente nell'autonomia e, come tale, non posso ecco che rivendicare tutto ciò che possa essere di utilità al mio territorio, al nostro territorio toscano. E credo che il tema dell'autonomia, del regionalismo differenziato debba essere portato avanti con convinzione dal Consiglio, dalla stessa Giunta, occorre investire in termini ecco, di sostegno alle attività produttive che sono veramente in difficoltà. Il Consiglio regionale deve essere sempre più aperto al mondo esterno. Due anni difficili, chiaramente il tema della sanità che in un Consiglio regionale è sempre centrale, lo è stato ancora di più nel eh, periodo della pandemia, però il Covid è una buona scusa ma non è una soluzione per i tanti problemi che ci sono in sanità. Noi Pensiamo che la sanità abbia bisogno di riforme strutturali profonde e che non sia sufficiente dire servono più soldi. Serve un'impostazione differente, potenziando i servizi eh, sul territorio, potenziando i servizi domiciliari, anche quelli diagnostici, in maniera tale da decongestionare pronto soccorso e ospedali, facendo lavorare meglio. Serve più trasparenza, più merito nelle scelte che vengano fatti in sanità, il duplicarsi, il triplicarsi, il quadruplicarsi a volte dei primariati serve a dare risposte ai primari e non ai pazienti facendo spendere più soldi. Quindi noi pensiamo che la sanità debba essere ripensata, pensiamo che ci voglia un'impostazione differente e che l'attuale assessore non sia la persona più adatta per poter governare un ambito così eh, delicato. Importanti i numeri dell'attività istituzionale con 45 sedute dell'Assemblea legislativa, con un tasso medio di presenza dei consiglieri del 96,8%, con 74 atti trattati, dei quali 46 approvati, 117 proposte di deliberazione, di cui 98 approvate, 411 mozioni, delle quali 127 approvate, 96 risoluzioni, delle quali 40 approvate, 124 ordini del giorno, di cui 42 approvati. Nel dettaglio, la commissione Affari istituzionali, guidata da Giacomo Bugliani, si è riunita 37 volte, l'Agricoltura, presieduta da Ilaria Buggetti, 42, la Sanità, guidata da Enrico Sostegni, 40 volte, la Territorio e Ambiente, preseduto da Lucia De Robertis, 31 volte, la Cultura, con Cristina Giachi, 28 volte, la Controllo, affidata all'opposizione, ad Alessandro Capecchi, 14 volte, la Commissione Politiche Europee, presieduta da Francesco Gazzetti, 14 volte. La Commissione per le Aree Interne, guidata da Marco Nicolai, si è riunita 19 volte. Quella d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose, preseduta da Elena Meini, ha tenuto 10 sedute. Infine, quella sulle vaccinazioni contro il Covid, affidata a Vittorio Fantozzi, 19 sedute. Sempre presente la pandemia, non poteva mancare quindi il focus sulla sanità con gli Stati Generali della Salute, dalla Toscana, le linee per il futuro. Una guida per costruire la sanità toscana del futuro, redatta ascoltando cittadini, associazioni, professionisti e amministratori locali. Per i giovani c'è Rigenerazione Toscana, il bando più riuscito del Consiglio regionale, a dimostrarlo i numeri con 2.232.000 euro per i progetti di 193 comuni che ridisegneranno la regione. E poi ancora la Giornata internazionale della pace, promossa dalle Nazioni Unite. Il 21 settembre è stata celebrata ad Arezzo al Teatro Petrarca con il concerto di Simone Cristicchi Abbi cura di me. Forte impulso alla digitalizzazione del Consiglio, secondo l'impostazione data dal Presidente Mazzeo fin dal giorno del suo insediamento con il Media Center Sassoli e il nuovo sistema di voto in Aula. Un occhio al futuro, invece, con Toscana 2050, un progetto per i prossimi trent'anni. Adesso ci occupiamo invece dell'incontro con l'associazione afghana Rawa a cui hanno partecipato tra gli altri il presidente della commissione per le politiche europee Guzzetti e la presidente della commissione regionale per le pari opportunità Basanieri. Non avremo mai un punto di contatto con il regime talebano, con queste parole il presidente Antonio Mazzeo ha concluso il suo incontro con Marian Rawi, la rappresentante dell'associazione Rawa, Revolutionary Association of Women of, Af of Afghanistan. Che ha ricevuto dalle mani del Presidente dell'Assemblea legislativa il Pegaso d'Argento. Un incontro fortemente voluto dal Consiglio regionale che ha visto la partecipazione del Presidente della Commissione per le Politiche Europee, Francesco Gazzetti, e la Presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità, Francesca Basanieri. Ad accompagnare Maria Murawi, la rappresentante del CISDA, il Coordinamento italiano per il sostegno delle donne afghane, Deborah Picchi un incontro che segna, un incontro eh, che ci chiede di non voltarci dall'altra parte per sostenere le comunità afghane, specialmente le donne che vengono martoriate, a cui hanno tolto ogni tipo di diritto i talebani. Eh, oggi abbiamo incontrato un attivista di Rawa, un'associazione che si impegna proprio per scolarizzare le donne, per dargli più cultura, perché come dico sempre, dove c'è cultura c'è libertà. I popoli a cui viene tolta la cultura, viene tolta la, la libertà. Eh, le donne in Afghanistan, come in Iran, eh, come in tanti altri paesi, vivono sottomesse, senza diritti, eh, non vanno più al lavoro, eh, non hanno la possibilità di curarsi. Eh, tutto questo è riportare quel territorio nel Medioevo. E purtroppo sono fatti di cronaca reale. Eh, noi dobbiamo amplificare questo messaggio, un messaggio di vicinanza a chi combatte per la libertà, a chi resiste ogni giorno, un messaggio di vicinanza alle tante donne afghane eh, che combattono per riavere i propri diritti e la propria libertà. E la Toscana è sempre stata dalla parte giusta della storia e continuerà a esserlo anche questa volta. La testimonianza della rappresentante di Raua è stata molto, molto importante, le sue parole ci hanno fatto veramente eh, vivere delle situazioni che... In Italia noi non possiamo neanche immaginare e anche renderci conto del coraggio e della forza delle donne che stanno tentando di cambiare le cose nel loro paese. Ci hanno chiesto ancora una volta aiuto, che è quello di portare avanti queste iniziative, di parlare della loro situazione, di informare e soprattutto di fare in modo che nessun governo occidentale e democratico in qualche modo avvalli quello che sta succedendo nel, nel loro paese e quindi avvalli il, il regime talebano. Sicuramente questo. Non è e non farà la regione toscana in primis, quindi siamo veramente contenti di questa, eh, di questa iniziativa. RAU è una delle organizzazioni femminili afghane indipendenti più attive e affermate in campo sociale sia in Afghanistan che in Pakistan. Tra i rifugiati afghani è molto attiva anche nella sfera politica con la sua lotta contro il fondamentalismo e l'oscurantismo religioso. E dopo tanti anni di assenza, dovuti alla difficile situazione del paese, è riuscita nuovamente a inviare una sua rappresentante in Toscana. Il sostegno della Regione al processo di democratizzazione dell'Afghanistan è sancito dalla mozione approvata dal Consiglio regionale nel 2005 che impegna la Toscana a dare appoggio politico ed economico all'associazione Rawat attraverso il supporto ai suoi progetti di alfabetizzazione e istruzione volte a favorire la diffusione di una cultura di pace e democrazia, di rispetto delle differenze etniche in nome dei diritti umani e dei diritti delle donne. Occhi puntati in Consiglio regionale anche sulla terza edizione del Foiano Book Festival in programma a novembre nel comune aretino dal 5 al 19. Terza edizione per il Foiano Book Festival che si svolgerà a Foiano della Chiana in provincia di Arezzo dal 5 al 19 di novembre. Nato nel 2019 da un'idea dell'assessorato alla cultura e patrocinato dalla regione toscana, il festival offre un ricco calendario di presentazioni di libri, incontri con autori, dibattiti, interviste, concerti, spettacoli e mostre con un protagonista principale, il libro. Pensando ai giovani e facendogli capire quello che forse sanno più di noi, che leggere significa viaggiare, significa sognare, significa andare in un'altra parte e rimanere a casa e questo credo che è un'ambizione di moltissimi loro sono stati molto bravi il livello di quest'anno è davvero di, di, di eccezione eh, speriamo che ci sia la partecipazione di tante persone ma soprattutto di tanti giovani di tanti eh, uomini e donne che immaginano nel libro un modo comunque di partecipare al, al sogno collettivo. Sì è una scommessa vinta nelle passate edizioni, siamo solamente tra virgolette alla terza edizione più eh, dei contenuti estivi Abbiamo fatto, visto che andava molto bene questa Kermes e quindi siamo, siamo felici perché c'è stato tanto ritorno di, di pubblico, di gente, anche e soprattutto fuori da Foiano, che era un po' anche il nostro obiettivo, portare gente nel nostro paese attraverso la cultura. Questo è un festival culturale che è uscito dalla provincia e di questo siamo molto soddisfatti. Gli autori che vengono sono di levatura molto alta e anche questo ci fa molto piacere. Abbiamo un rapporto ormai consolidato con le maggiori case editrici italiane e quindi speriamo e siamo convinti che anche questa. Terza edizione sia, sia un successo. A presentare la manifestazione il direttore artistico Anna Cherubini. Abbiamo creato questo Book Festival tre anni fa, nel 2019, ehm, allo scopo di ehm, sensibilizzare semplicemente le persone alla lettura, cioè far venire voglia alle persone, agli abitanti non solo di Foiano, ma insomma della nostra. Area, e possibilmente di tutta la Toscana, di, di leggere e di incontrare gli scrittori, perché poi molto spesso incontrare chi scrive i libri invoglia a leggerli, perché ci sono dietro storie, interpretazioni. E quest'anno abbiamo un bellissimo programma, devo dire. Abbiamo. Una, un buon numero di scrittrici donne, ma importanti come Teresa Ciabatti, Chiara Tagliaferri, entrambe finaliste al Premio Strega, Federica Bosco, che è toscana, e Gaia Cenciarelli, che è romana, poi abbiamo personaggi anche importanti come Walter Veltroni Pupiavati, abbiamo un attore che è Marco Bonini, abbiamo, abbiamo una, un piccolo gruppo di scrittori romani anche. E, e poi tra i romani, eh, importante eh, Miguel Gotor, che è l'assessore. Del di Roma, della cultura del comune di Roma e parlerà del suo libro sugli anni, sugli anni 70, gli anni di Piombo Tra gli ospiti della terza edizione che prevede l'ingresso gratuito per i partecipanti è anche il fumettista Maccox il musicista e produttore Mauro Pagani e Federica Cappelletti, vedova del campione Paolo Rossi che in occasione dei 40 anni dalla vittoria del Mundial di Spagna racconterà la sua storia. La chiusura è affidata a Federico Poggi Pollini storico chitarrista di Ligabue che si esibirà live con la sua band The Krumers il cuore del festival saranno le spettacolari con la risale della Galleria Furio, della Furia e della Carbonaia. È tutto anche per questa edizione di Toscana a Parlamento. Appuntamento alle prossime occasioni.